Sono con Luciano Lucarini, Palazzo Ferraioli, che è un posto dove molto spesso si può incontrare Luciano Lucarini, che presenta i suoi libri con personaggi sempre di un certo rilievo. L'altra volta c'era Maurizio Gasparri, oggi c'è stato il ministro Saverio Romano. E solo per promuovere i suoi libri o in qualche modo per promuovere la cultura e l'informazione nella nostra Italia? Che lei organizza queste rappresentazioni dei suoi libri? Io cerco di, anche nei libri, di promuovere la cultura di destra, di centrodestra, ma davvero una cultura, per oggi si è sempre detto che la cultura è di sinistra. La cultura non dovrebbe essere né di destra né di sinistra, però finché esiste una cultura di sinistra, io porterò sempre avanti una cultura di destra. E questa cultura mi porta a presentare libri di autori che la pensano in questo modo. Oggi abbiamo fatto un libro, ma soprattutto i libri del Borghese sono dei libri di denuncia, dei libri di far conoscere a tanta gente ciò che è stato nascosto per tanto tempo. E martedì sempre qui abbiamo presentato un libro, l'accordo di Metz, che è stato un accordo del 62 tra il Vaticano e il Cremlino. Perché? Perché durante il Concilio di Vaticano II non si dovesse parlare male dei comunisti. Non se ne è parlato affatto, erano scomunicati, improvvisamente sono potuti entrare in chiesa, comunicarsi, e qui che è nato il canto comunismo. E non è solo questo, ma è nato il 68, è nato il primo governo Moro nel 63, perché ormai la Democrazia Cristiana aveva deciso di andare a sinistra. E questo ha condizionato anche il Concilio Vaticano II a non dover parlare mai del comunismo. Questo è il senso dei libri del Borghese. Però dal momento che lei, diciamo, trova anche in qualche modo nei contatti con la Chiesa Cattolica, il fatto che la Chiesa Cattolica sia un organismo di provenienza divina, no? Invece a me pare che sia nient'altro qualcosa che si può manovrare, strumentalizzare secondo i pareri e secondo la volontà dei vari governanti. Sappiamo quanto è nato la Chiesa Cattolica, il tempo di Gesù, siano veri o no, però certi fatti politici sono... La religione è una cosa e poi la realizzazione della religione attraverso i propri ministri è tutta un'altra cosa. Siamo rimasti tutti sconvolti da quanti preti pedofili esistono, quindi non si può paragonare. La fede è una cosa che si sintetizza in una parola, mistero della fede, cioè anche che, sì, che il prete dice sull'altare ogni volta che dice la messa, e quello ci riporta a ragionare in termini di mistero, in termini di fede. La fede non è constatare tutti i giorni un qualche cosa, la fede è la fede, o ci credi o non ci credi. Certamente, essendo fatta da uomini, la realizzazione di questa fede chiaramente ha possibilità di commettere tanti errori. Ma non perché esistono dei preti, ma in tutte le professioni esistono i bravi medici e i cattivi medici, i bravi generali e i cattivi generali, i bravi editori e i cattivi editori. Quindi anche nella religione esistono i bravi e i cattivi ministri della religione. Ma se una fede certamente non è perché un prete sia pedofilo, io domani comincio a bestemmiare la mia fede. No, assolutamente no. Devo combattere però le cose. Affinché le cose che così come vengono presentate siano. Ecco perché esistono i libri, ecco perché esistono i giornali, ecco perché esistono i giornali, che compiono gli editori di cercare di. Va bene. Grazie, alla prossima intervista.